Bentornati ragazzi nel 29, no, 28esimo episodio di Bioshock, che io come sempre sono il gioco del ruoto. E resti qui davanti a questa radio da prendere. Sembra che ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca. Perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crocca stramba quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desideri? È una cosa che va oltre la comprensione di questo paparazzo. Ha persino cambiato il codice d'accesso in 5744, forse per essere certo di non ritrovarsi la spilungona. 5744, un codice. E forse so dove usarlo. Forse però. Guarda questo cesso! Non è rimasto nulla! Ma sparisci! È inutile che mi fai così. Allora, recupera la trova 892 per curare il nostro, diciamo, male del plasmide che ci controlla. Sì, come una fontaine. Fumare meno droga e stai a posto, direi. Ma raga, io dovrei entrare qua dentro, ma la porta non si apre. Come mai? Questo è buggato. Ma non è che magari mi sono sbagliato a strada io, no. No, non aperti qua. Ah, devo sparare al lucchetto. Ovviamente la gradita sorpresa non manca mai. Vero? Maledetti. Voglio provare a mettere il codice qui dentro. Vediamo un po'. 5744 era? 57 4 4. Oh, si è azzeccato. Vediamo dove ci porta. Dicono che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Qui ho creato un posto per i bambini, ma sei tu il loro salvatore. Tuttavia, c'è altro lavoro ancora da fare. Non è finita qui a quanto pare e va. Ma porca merda, vai a... Non posso dire parolacce. Dove sta il coso per togliermi questa cosa da rosso, maledizione, non le sopporto proprio. Ma Dio buono! Posso andare avanti per favore? No! Ok, sparisci! Oh, morso! Questo Fontaine non so se odiarlo o lodarlo, non capisco la sua mentalità sinceramente, preferisco appunto Ryan, è più diciamo decifrabile. Vediamo per di qua.
qui che cosa c'è? Nulla. Ma quando vedo nulla. Entriamo. Oh, un plasmide. Vediamo un po' che cosa. Che cos'è? Che cos'è? Lanciafiamme chimico. Campo elettrico 2. No, sarebbe salvagente. Ok, me lo metto al posto di questo. Perfetto. Ecco il lotto. Effetti collaterali, i plasmidi sono diventati instabili e sei temporaneamente impossibilitato a scegliere quale equipaggiare. Ottimo, quindi mi tocca usare. Insomma, devo fare un'altra ricerca per salvarmi di nuovo. Me l'ero scordata questa cosa di sto gioco. Sempre a fare ste ricerche. Un po' noiosette se devo dire la mia. Però, almeno il gioco vale la candela. Scusate. E niente. Ciao, addio. Riscendiamo di sotto. Uffa. Mercury Suite. Eccoci qua. E qui può finire il nostro episodio. Ragazzi, grazie per aver visto il video, lasciate un like e un commento, se volete. Dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow!